Paola Perego torna in TV da venerdì 12 gennaio con Super Brain e Supermenti, in onda su Rai 1, un rientro per il quale non nasconde incubi dopo il caso Parliamone sabato. E non manca la difesa nei confronti dell'amica Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Paola Perego, torno in TV con Super Brain ma ho paura. La Perego, intervistata da Corriere della Sera, parla di nuovo debutto. E spiega perché, è un rientro completamente diverso dagli altri, di notte ho gli incubi, ho molta paura, una paura irrazionale. L'idea di entrare in studio mi spaventa, penso al primo ingresso, ai primi 5 minuti. In redazione c'è una lavagna con la scaletta del programma. C'è scritto ingresso Paola e io tra parentesi ho aggiunto forse. Gli incubi che fa? Ho sognato di fare un'intervista nel camerino adiacente allo studio con due giornalisti ma non mi usciva la voce, avevo un nodo alla gola, non riuscivo a rispondere, iniziavo a piangere, non riuscivo a fermarmi e non potevo andare in onda. Nel periodo lontana dal video, dopo la sospensione di Parliamone sabato, per la lista sulle donne dell'Est, sono stata molto male, non ho dormito, ho perso molto peso. Ho anche pensato di lasciare questo lavoro. Mi ha colpito la tanta cattiveria gratuita, ci ho messo una settimana per capire cosa stesse accadendo, è stato tutto più grande di me. Tanti l'hanno attaccata ma c'è anche chi l'ha difesa. Come Simona Ventura, con lei non eravamo amiche, la sua vicinanza è stata la più inaspettata e piacevole. E Chiosa? Non è stato un momento di TV di cui andare fiera, era un gioco stupido, non un pezzo alto di televisione. Ma sono cose, che capita di fare, in TV se ne vedono tante. Credo di essere stata un capro espiatorio, una pedina in un meccanismo più grande di me. Paola Perego difende Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Le foto postate da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, sull'aereo privato fanno sempre discutere, c'è chi parla di ostentazione, assicuro che la sua non è ostentazione. Perché va chi può ballare in mutande sul yacht e nessuno dice niente, mentre con Sonia nasce sempre un problema? Che ne sa la gente se Sonia nel privato fa beneficenza oppure no? I soldi non li ruba, si può permettere certi agi, ma ci sono persone a cui piace comunque dire sempre delle cattiverie.